La donna ha sempre rivoluzionato le cose, ha cercato di rivoluzionarle per portare al cambiamento nei propri confronti, quindi continuiamo così, direi. Soprattutto da Book è il festival appunto internazionale del libro. Quali sono i libri che Anna Valle preferisce portare sotto l'ombrellone? Starò poco sotto l'ombrellone quest'estate perché sono su un set e quindi sto leggendo tantissimo le sceneggiature che, insomma, per le quali sto girando, però sicuramente mi avvicinerò a leggere un libro di Amos Oz. È un grandissimo scrittore ed è una cosa, insomma, che vorrò fare, magari, visto che non l'ho ancora letto, anche se non è di recente scrittura, quello è Una storia di amore e tenebra, dal quale è stato tratto un film. Il film l'ho visto, però non ho letto il libro. Di solito si dovrebbe fare il contrario, no? Leggere prima il libro e vedere poi il film. Invece mi è capitato di fare l'inverso stavolta. Tornando sempre al tema delle rivoluzioni, il cinema italiano avrebbe bisogno di che tipo di rivoluzione? Ma secondo me ci sono tantissimi registi che stanno cercando nel loro piccolo di rivoluzionare e di portare il cinema italiano anche oltre i nostri confini. L'importante è volere che ci sia sempre un'innovazione, ecco, volere che le cose si muovano. Questo è importante, nel piccolo e nel grande, ecco, non importa fare grandissime cose, l'importante è volerle fortemente. Ultima domanda, siamo Tesori d'Italia, per Anna Valle, qual è il vero tesoro d'Italia? Il vero tesoro d'Italia? Beh, la nostra penisola, i paesaggi che noi abbiamo, cioè la nostra terra, assolutamente. Uno in particolare personale? Ma uno personale è la Sicilia. Un po' da questo punto di vista sono di parte. Assolutamente va bene anche Roma, che è una città che adoro e dove sono nata, però insomma la Sicilia ha una magia tutta sua, diciamo la verità.